Tutti. Ringrazio il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per la sua presenza e la presenza del Governo qui. Ringrazio il Presidente della Regione Enzo De Luca, il Sottosegretario Umberto del Basso Legaro, il Sindaco Clemente Mastella, l'Arcivescovo, i sindaci, il Prefetto Paolo Galeone, il Presidente della Provincia Claudio Ricci, e le autorità militari e le autorità ecclesiastiche. Per me è un onore e un orgoglio avere la vostra presenza e mi dicono anche di ringraziare Alfano, scusatevi, ma sto parlando a braccio anche perché fra 2 minuti passerò la parola al Presidente del Consiglio. E cosa vi voglio dire in questi 2 minuti? Io devo ringraziare ancora di più il Governo per quello che ha fatto nel periodo dell'alluvione tra il 14 e il 15 ottobre, la Prefettura, l'area di sviluppo industriale, il Presidente Perifano, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i militari, che sono stati tutti a fianco a noi e ci hanno supportato, ci hanno fatto partire velocemente. E devo dare un grande grazie a tutti i lavoratori. Un grande grazie a tutti i lavoratori. Hanno fatto un miracolo. Sì, hanno fatto un miracolo. Perché in 4 mesi hanno fatto ripartire questa azienda. Io gli ho dato un poco di spinta, ma loro sono stati il braccio e anche la mente, hanno fatto questo miracolo. Il popolo italiano c'è stato a fianco, c'è stata una grande solidarietà, il sindacato c'è stato a fianco, c'è stata anche la Susanna Camusso e anche la CGIL provinciale è stata a fianco. C'è stato questo miracolo, l'azienda ce l'ha fatta. E oggi facciamo un prodotto straordinario perché i nostri uomini sono straordinari, le nostre donne sono straordinarie, hanno fatto un grande lavoro, un lavoro impensabile, un'azienda distrutta, nessuno ci credeva, noi ci abbiamo creduto e ce l'abbiamo fatto, ci ha creduto il governo, ci hanno creduto i militari e la protezione civile. Qual è la riflessione? E vi lascio. La riflessione è una: se noi ce l'abbiamo fatta con un'azienda distrutta e abbiamo fatto un prodotto straordinario che sta crescendo in tutto il mondo, in tutta Italia, perché la gente si accorta che noi lavoriamo con una grande passione, con grande tenacia, facciamo un prodotto straordinario, la gente se ne è accorta e noi stiamo crescendo e stiamo avendo successo. Abbiamo ancora molti anni da lavorare per arrivare agli obiettivi, ma con l'aiuto di tutti ce la faremo. E quindi se nel sud un'azienda distrutta dall'alluvione ce l'ha fatta, a questo punto tutto il sud ce la può fare e può rinascere e può diventare ancora più forte e competitivo, e ancora di più l'Italia ce la può fare. Grazie Italia, grazie Governo. Ma io ringrazio il nostro padrone di casa, perché penso che lo slogan che abbiamo alle nostre spalle, lo slogan che il pastificio immagino abbia adottato anche dopo quello che è successo a metà ottobre del 2015, l'acqua non ci ha mai rammollito, mi piace molto, dice molto del coraggio, della determinazione, della capacità di coinvolgere il territorio, i lavoratori che il pastificio ha avuto e che dobbiamo, credo, a chi qui lavora e a Rummo innanzitutto. Quindi grazie non solo per l'ospitalità, ma anche perché
Il vostro è un esempio per il Sud e per tutto il Paese. Grazie veramente. La presenza qui di tutte le autorità civili, religiose, degli enti locali, territoriali, del governo, è testimonianza di quanto un'esperienza positiva come questa sia indispensabile per il nostro territorio, sia un messaggio per il nostro territorio. Poco prima di venire qui ho visitato un'altra storia di successo qui del territorio di Benevento, della sua provincia, il gruppo Adler ad Airola, e anche lì si vede, naturalmente non c'è nulla di più diverso tra le scocche e la pasta, ma qualcosa che tiene insieme queste esperienze c'è, e cioè la dimostrazione che il nostro saper fare, le nostre capacità di innovazione sono capacità vincenti nella misura in cui si sposano con la capacità imprenditoriale di scommettere, di rischiare, di investire e la disponibilità delle istituzioni del territorio a dare una mano. Qui è stata fatta un'operazione straordinaria nel dopo alluvione. Rummo mi ha fatto vedere adesso le fotografie di quel 15 ottobre, delle fotografie terribili, e chi guarda quelle fotografie e poi visita oggi il pastificio si rende conto del miracolo che è stato compiuto con il contributo dell'impresa, dei lavoratori, della protezione civile, dei volontari, dei vigili del fuoco, dell'esercito, di tutti quelli, degli enti locali, tutti quelli che hanno dato una mano. E oggi siamo di nuovo qui a vedere un gioiello della produzione alimentare italiana nel quale tradizione, qualità e innovazione si combinano insieme. Che poi il segreto è quello di riuscire anno dopo anno a riconiugare la qualità italiana, la tradizione italiana, che nella pasta è nota in tutto il mondo, con la capacità di adattarsi, di essere sempre più affidabili, sempre più competitivi nei mercati internazionali, sempre più in grado di offrire qualità, stare sul mercato con qualità e con innovazione. Si può fare, ce lo dimostrano queste esperienze, e credo che sono esperienze di cui tutti noi dovremmo tenere conto. Nel parlare di queste capacità non posso tacere la mia preoccupazione in queste ore per quello che sta succedendo in tutt'altro scenario con un'azienda importante italiana come l'Alitalia. Anche lì bisognerebbe essere in grado di stare sul mercato, di competere. Devo dire che da parte mia c'è stata delusione nel fatto che l'opportunità che era offerta dall'accordo tra l'azienda e i sindacati non sia stata colta, che chi governa ha come compito quello di dedicarsi alla soluzione dei problemi ma anche di dire la verità, e io su questa questione la verità l'avevo detta prima e la dico anche adesso: non ci sono le condizioni per una nazionalizzazione dell'Alitalia. Tuttavia non c'è dubbio che il governo si sente impegnato dalla parte dei cittadini, dalla parte degli utenti, dei contribuenti, e certamente anche impegnato a non disperdere le risorse di gli asset, le risorse di lavoro di questa compagnia, come hanno detto i ministri competenti in queste ore. Ci lavoreremo, sapendo tuttavia che purtroppo la decisione che è stata presa in questo referendum rende più difficile accettare una sfida che già si trascinava da circa 15 anni. Bisogna stare sul mercato con qualità e con competitività. E questa è la lezione che io traggo da
questa visita dalla visita che ho fatto prima al gruppo Adler. E soprattutto è importante che questo messaggio arrivi in Campania e nel Mezzogiorno. Basta con l'idea che ogni tanto si accompagna con qualche lamentazione di troppo, che nel Mezzogiorno non sia possibile fare imprese di avanguardia e di qualità, perché gli esempi che abbiamo davanti ci dimostrano che è assolutamente possibile. Certo, ci sono alcune difficoltà in più, ma ci sono anche alcune potenzialità in più. Ci sono qualità nei nostri giovani, nelle nostre maestranze, nei nostri imprenditori, che sono qualità straordinarie se siamo in grado di utilizzarle. E le cose si muovono. Non sarà un caso che l'export dalle regioni del Mezzogiorno italiano negli ultimi due anni, nel 2015 e nel 2016, è cresciuto più che nel resto d'Italia. Certo, si partiva da livelli meno avanzati, ma conta la tendenza. Il Mezzogiorno sta esportando, sta crescendo nelle sue esportazioni più che il resto d'Italia. Tutti noi abbiamo come priorità, credo priorità ossessiva, quella del lavoro, e in particolare del lavoro dei giovani. E ho visto qui tanti giovani al lavoro. Credo che questo per il governo sia un impegno assoluto. In parte possiamo rispondere anche con la pubblica amministrazione, senz'altro c'è stato finalmente lo sblocco del turnover che può dare una mano, però sappiamo che l'occupazione strategica, quella fondamentale, è quella che è il riflesso di un tessuto produttivo che funziona, che esporta, che produce qualità. È questo il lavoro a cui credo tutti noi aspiriamo per i giovani nel Mezzogiorno. È questo che costruisce davvero il futuro dell'economia del territorio. Oggi io lo voglio dire qui nel pastificio Rummo, che è un esempio positivo, anche se c'è bisogno ancora dell'impegno di tutti noi, perché questa storia di successo che ha portato a produrre qui il 75% di quello che si produceva prima dell'alluvione, nonostante quel disastro, deve continuare, deve svilupparsi ulteriormente con il sostegno di tutti. Ma proprio qui voglio ricordare che oggi ci sono delle condizioni speciali per investire nel Mezzogiorno. C'è un credito d'imposta per il 2017, 2018, 2019 che è finalmente operativo e che io penso rappresenti una grande opportunità. C'è una decontribuzione intanto per il 2017 per l'assunzione di giovani. C'è quindi un contesto senza precedenti e ci sono degli esempi come quello in cui ci troviamo che dimostrano che in questo contesto, con queste condizioni agevolate, si può fare impresa, dare lavoro e avere successo nei mercati internazionali. Ho appena incontrato una persona che fa il controller per Rummo in una grande catena di distribuzione nel Regno Unito. E questa è l'esperienza di successo di un pastificio di qualità che lavora dal 1846. È un caso unico? No, ne abbiamo diversi nel Mezzogiorno. Possiamo, con l'impegno di tutti, e certamente con l'impegno della Regione, delle amministrazioni locali che sono qui presenti, moltiplicare questo impegno. Quando c'è qualità, capacità di innovare, coraggio, come nei due esempi che ho potuto visitare oggi, c'è futuro e c'è prospettiva, c'è ottimismo per il lavoro e per il Sud. Quindi grazie e viva il coraggio e la capacità di un'impresa che non si fa rammollire dall'acqua e da nessuno. Grazie.